Buongiorno a tutti quanti. Abbiamo terminato i messaggi che riguardavano la gioia. Nelle ultime due settimane abbiamo parlato di tutti quanti i motivi che possiamo trovare per avere gioia. E abbiamo detto che bisogna vivere nella gioia. Può non esserci la felicità, ma la gioia del credente ci deve sempre essere. Però la realtà è che le nostre vite molto spesso attraversano dei periodi particolarmente difficili, delle difficoltà costanti, delle vere e proprie tempeste, infatti parliamo di affrontare le tempeste, da cui non sappiamo se riusciremo a uscire vivi o morti, se riusciremo a sopravvivere, come riusciremo a sopravvivere. Chiaramente come credenti siamo salvati per cui la gioia è quello di essere salvati, di essere parte della famiglia di Cristo, di tutto quello che Gesù ha fatto per noi, del fatto che abbiamo una dimora in cielo, ma le cose tendono spesso al brutto nelle nostre vite. E siete accorti? Che dice che tutti quanti i salmi finiscono in gloria, ma stare in terra è un'altra storia. Un detto inglese tradotto in italiano funziona poco, però tu lo puoi citare in inglese. Chiaramente viviamo in una società, in un mondo che ci mette sotto stress e siamo costantemente o più o meno abituati ad avere dei momenti buoni, dei momenti veramente stupendi. Ora, cosa facciamo nelle due estreme situazioni? I momenti buoni, semplicemente godiamo il momento buono, ringraziamo il Signore, benediciamo il Signore, veniamo tutte le domeniche in chiesa, facciamo elemosina, volontariato e tutto il resto perché siamo felici nel Signore. Ma che cosa succede quando abbiamo una tempesta? Come affrontiamo la tempesta e soprattutto con chi affrontiamo le tempeste nella nostra vita? Sapete, nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, ci sono due tempeste che hanno a che fare i discepoli di Gesù. In una tempesta Gesù è presente alla tempesta e in un'altra tempesta Gesù non è presente ma arriva dopo. Oggi vedremo quello dove Gesù è presente nella tempesta. Se potete, avete le vostre Bibbie davanti? Sì, speriamo. Aprite Marco al capitolo 4 dal 35 al 41, perché sono quasi voglio che lo tenete lì davanti. La versione che useremo sarà leggermente differente da quella che voi avete, che è una versione più moderna, però comunque avete lì davanti e seguitelo insieme. Marco 4 dal 35 al 41. Marco 4, 35, 41. Okay. Avete tutti quanti il vostro testo davanti? Poi uno di queste volte faremo senza gli schermi, così che ritorniamo a dire, perché è importante anche, cioè io metto quelle cose lassù per comodità anche di chi ci segue sul video, però la cosa importante quando c'è la predicazione avete davanti, perché il rememorizzare il posto dove sta nella Bibbia è una cosa molto importante. Allora, vediamo la slide. Marco 35,41 dice così. 4:35-41. Quella sera Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva del lago. Quelli allora, lasciata la folla, lo fecero salire in una barca, così com'era, e partirono insieme ad altre barche. Ben presto si levò una terribile burrasca, grosse onde cominciarono ad infrangersi nella barca, che in breve si riempì di acqua e stava per affondare. Nel frattempo Gesù stava dormendo a poppa su un cuscino. I discepoli lo svegliarono e gridarono: Maestro, non ti importa che stiamo tutti per affogare?
Gesù si svegliò, rimproverò il vento e disse al lago: silenzio, calmati. Il vento cessò e subito ci fu una grande calma. Poi disse ai discepoli: perché eravate così spaventati? Non avete ancora fiducia in me? I discepoli furono presi da una gran paura e si dicevano l'un l'altro: chi sarà mai questo uomo? Perfino il vento e il mare gli ubbidiscono. Ora vorrei scoprire insieme a voi come può aiutarci questo racconto, perché dice: che mi dice questo racconto? Si sono salvati loro, ma che c'entro io con le tempeste? Vedremo che durante questa tempesta ci sono sei fasi. Vediamo se riescono ad aiutarci anche nella nostra vita. Allora, la prima fase è questa. La prima fase è così come era. Al versetto 36, nella vostra Bibbia dice: lo presero così com'era. Quindi allora, lasciata la folla, lo fecero salire in barca così com'era e partirono insieme ad altre barche. I discepoli fecero partire Gesù così com'era. Che cosa significa? Allora, immaginatevi di chiedere a un vostro amico di fare un viaggio a sé nella sua macchina, no? E diciamo che l'amico dica: va bene, va bene. È probabile che a quel punto direte, siccome il viaggio è lungo, gli chiederete: ma devo portare qualcosa? E l'amico risponde: no, vieni così come sei. Il concetto è questo: non c'è stata preparazione, non c'è stata una preparazione. Gesù ha dovuto prendere qualche cosa per entrare sulla barca. Gesù è entrato così com'era, era lì, è entrato con i discepoli. Che tipo di salvatore ti stai aspettando? Perché sapete, quando tu dici all'amico, quando l'amico ti dice: guarda, tu entra dentro la mia macchina così come sei, cosa sta dicendo? Sta dicendo: a me non interessa quello che porti con te, a me mi interessa te, mi interessa la tua presenza, sei tu la cosa importante. Che tipo di salvatore ti aspetti? Quali sono le caratteristiche che deve avere per accettarlo nella barca della tua vita? Se accogli Gesù nella barca della tua vita, non importa che cosa abbia Gesù assieme. Mi spiego. Molte religioni, nelle molte religioni, la divinità deve portare qualche cosa assieme. Per cui tu hai Gesù e... Nella professione cattolica hai Gesù e Maria, i Santi, Rosario, i Santini, Nelle altre religioni hai Allah e la preghiera verso la Mecca, il pellegrinaggio e le altre cose. Nel buddismo non lo conosco, ci saranno sicuramente altre cose, ma ci sono cose che devi fare per forza, devi avere. Non c'è Gesù solo, c'è Gesù e c'è Buddha e c'è Hare Krishna e qualche cosa. Se accogli Gesù nella tua barca, non importa che cosa vuoi, basta la sua presenza, basta la sua presenza, basta che lui sia nella tua barca, deve essere nella barca della tua vita. Nota bene, i discepoli in questo caso hanno accolto Gesù quando c'era la burrasca, no, c'era il cielo azzurro e il mare verde. Qui un suggerimento: nella tua vita possono arrivare le tempeste. Vedi di mettere Gesù nella tua barca prima che ci siano le tempeste. Gesù arriverà anche nel mezzo di una tempesta, e lo vedremo la settimana prossima, che arriva nella mezzo della tempesta. Ma è meglio averlo nella tua barca quando la tempesta ancora non c'è. Seconda fase: onde grosse. Versetto 37. Ed ecco levarsi una gran bufera. Nel vostro testo è differente, ma se il concetto è lo stesso. Ben presto si levò una terribile burrasca. Grosse onde cominciarono ad infrangersi nella barca ed in breve si riempì di acqua e stava per affondare. Ora, nel momento che succede questa cosa, i discepoli non era la prima volta che incontravano Gesù, già l'avevano visto e avevano imparato che il fatto di stare assieme a lui non li metteva al riparo costantemente dai problemi. Nel senso, in che senso? Nel Vangelo non c'è traccia del fatto che se Pietro, nel frattempo che stava inchiodando una tavola nella sua barca,
col martello gli sfuggiva, finiva sul ditone, Pietro non provava dolore. Provava dolore lo stesso. Non c'è evidenza, non c'è scritto, ma sicuramente se a Pietro capitava di darsi una martellata sul ditone stava male. Però c'è anche traccia di una guarigione miracolosa di una febbre della suocera di Pietro. Non so quanto Pietro fosse contento che proprio la suocera fosse guarita, non lo so. Però Gesù è entrato in casa, la suocera di Pietro aveva la febbre, sparita immediatamente e si è messa a servirlo. Per cui c'erano volte in cui le cose si risolvevano e altre cose, volte in cui le cose non si risolvevano. Questo che cosa significa? Per avere nella barca di Gesù, nella vita di Gesù, non c'è un'assicurazione totale che non ci accadrà mai nulla di male nella nostra vita. Che ci avremo un ombrello su cui scivolano tutte quante le preoccupazioni, ma come uomini e donne saremo soggetti al mondo fisico, alle leggi della fisica, alle leggi della biologia. Se ci sarà un'influenza, la prenderemo. Allora, che cosa fai quando vedi arrivare grosse onde nella tua vita? Ti occupi di vedere come chiedere aiuto a Gesù e di trovare una rotta per evitare le onde, oppure ti preoccupi? Ma una cosa, normalmente quando devi attraversare una tempesta, allora, tu c'hai presente la tempesta come è fatta? Normalmente è una cosa tonda che gira. Qual è la via più breve per passare dall'altra parte della tempesta? In mezzo, non girando, perché ci metti molto più tempo e probabilmente la tempesta ti segue o comunque devia la tua vita. Qual è la cosa più semplice? La via di in mezzo dall'altra parte è la via più breve, forse la via più dolorosa, ma ricordati che nella tua barca devi aver messo Gesù. Terza fase, versetto 38. Maestro, non ti importa. Versetto 38. Nel frattempo Gesù stava dormendo a poppa sul cuscino. Questo c'erano tutte quante il mondo che stava andando sopra e sotto. E questo che Gesù che faceva? Giustamente dormiva sul cuscino. I discepoli lo svegliarono gridando: Maestro, non ti importa che stiamo tutti per affogare? Gesù dorme a poppa e i discepoli si arrabbiano che stia dormendo, perché non fa nulla. Ora, i discepoli conoscevano bene la potenza di Gesù, lo sapevano. A quell'epoca in cui succede questa cosa, i discepoli già avevano visto Gesù che aveva scacciato demoni, guarito persone, dato la vista ai ciechi, dato l'udito ai sordi, risuscitato persone, ma non avevano mai visto Gesù che faceva cessare il vento e l'onde. Non avevano ancora visto. Ora, sinceramente, io mi sono chiesto una cosa: stanno chiedendo a Gesù perché hanno fiducia che lui interverrà, o cosa? O è disperazione? Lo vediamo alla fine. Cosa fai quando le onde cominciano a riempire la tua barca? La barca comincia ad affondare, la barca della tua vita è sempre più in problematica. Quando preghi e le preghiere sembrano che rimbalzano sul soffitto e tornano giù, non arrivano verso il soffitto. Cosa fai? Gesù spesso sembra dormire mollemente, e tante volte diciamo: ma Gesù, ma ci sei? Perché non fai qualcosa? Noi ci arrabbiamo perché pensiamo che Gesù sia disinteressato a quello che stiamo facendo, che non gli importa di noi. Come hanno detto loro: Gesù, maestro, non ti importa. Quante volte io ho detto: ma Gesù, non ti importa che ho questo problema, non ti importa che mia cognata c'ha il tumore terminale, non ti importa che la mia causa è la sesta causa e mi hanno dato torto su una cosa che ha ragione, non ti importa.
Sapete una cosa? Gesù dormiva perché? Pensate che stesse cogliendo impreparato Gesù la tempesta? Gesù quando è entrato sulla barca sapeva certamente che ci sarebbe stata una tempesta. E Gesù sa tutto. E Gesù sapeva perfettamente quello che sarebbe successo e sapeva perfettamente quello che avrebbe fatto. Gesù sa quello che fa. Quando sei nella tempesta e tu dici non ti importa, calma e gesso, dicono i giocatori di Stecca. Perché? Perché Gesù lo sa perfettamente che cosa fa. Lui non era preoccupato. Lui non era preoccupato per i suoi discepoli. Lui amava i suoi discepoli e non era preoccupato per i suoi discepoli che potrebbero essere morti nelle onde. Perché? Perché lui era con loro. Perché sapevano che nella barca della vita dei suoi discepoli lui era presente, lui era lì, lui c'era. Sai, se nella tua barca c'è Gesù, nella barca della tua vita c'è Gesù, la tua barca non può affondare. Posso assicurarti che se tu hai Gesù a fianco come compagno di viaggio, la tua barca non può affondare qualsiasi sia la dimensione della tempesta che stai per affrontare. Magari la soluzione sarà diversa, magari tu vorresti girare intorno alla tempesta e invece Gesù ti dice no Marco, dritto, dritto. Gesù, ma è più pericoloso, lo so. Gesù, ma è più doloroso, lo so, ma io sono con te, dritto, attraversato. Quarta fase, versetto 39, silenzio, calmati. Gesù si svegliò, rimproverò il vento e disse al lago, silenzio, calmati. Il vento cessò e subito ci fu una grande calma. Gesù si sveglia e che cosa fa? Rimprovera i venti, rimprovera il vento e le onde. Questo secondo me è un'indicazione chiara di come Gesù agisce nelle nostre vite. Se fossi stato io, immaginate, io sto dormendo tranquillamente perché so che non succederà mai niente, no? Che tanto io sono Gesù e sono onnipotente e non posso morire, e nemmeno quelli che stanno con me moriranno mai. Io sto lì, mi sveglio nel soprassalto, che faccio? Mando quel paese che mi ha svegliato e dico ma lasciami perdere, stavo facendo una bella preghiera, tra l'altro Gesù aveva predicato, era pure stanco perché anche se era Dio era uomo, per cui si stancava. Gesù non lo fa, non manda a quel paese discepoli, non gli dice niente. Uno potrebbe pensare Gesù è morto per noi, la prima cosa che farà sarà consolare i discepoli, perché noi sappiamo che il nostro cuore grande consolatore, per cui andrà dai discepoli e dirà oh mi dispiace che siete preoccupati, non preoccupatevi, ci sono qua io. Niente, tutto questo. Che cosa fa? La prima cosa che fa, rimuove il motivo della preoccupazione, la toglie di mezzo. Fa cessare il motivo dello spavento, fa cessare il vento e le onde si calmano. Che cosa fa? Fa un'azione piuttosto che parole. Gesù quando interviene nella tua vita lo vedi, non lo senti. Lo ripeto, Gesù quando interviene nella tua vita lo vedi, non è che lo senti. Non è che lo senti, non è che lo senti, ah ma ho sentito che Gesù era vicino, no, tu vedi che Gesù ha fatto per te, che ha agito per te. Sai perché? Perché come stai, come senti, potrebbe ingannarti, tu potresti non sentirti salvato, ma io non mi sento che sono salvato, quando hai accettato Gesù e sei salvato. Per cui non dipendere da come ti senti, ma dipendi da quello che vedi che fa Gesù. Quinta fase. Fase 5. Perché eravate così spaventati? Versetto 40. Poi disse ai discepoli, perché eravate così spaventati? Non avete fiducia in me? Gesù si gira, immaginatevi la scena, no? È quasi comica, no? Che questi tutti quanti con i capelli dritti, chi corre, chi tira la corda, chi alza la vela, chi la abbassa, chi prende col sentiero, chi lava la paletta, buttano fuori il lago, questo si alza
Ma da me non eravate spaventati? Oh! Ma dai, era soltanto vento. Era vento. Vi pare che io non sia capace di far cessare il vento se sono capace di risuscitare un morto? Attenzione però, perché la differenza, c'è una differenza sostanziale nei versi. Mi togli indietro di una slide. Gesù si svegliò e disse, alla consulente circa, rimproverò il vento. Gesù rimprovera il vento, mi vai avanti di una. Poi disse ai discepoli, Gesù rimprovera il vento, ma dice ai discepoli, Gesù non gli dice ai discepoli, mamma mia, però pure voi che vi preoccupate, non rimprovera i discepoli perché hanno avuto paura, ma semplicemente gli dice, perché avete paura? Sapete, la paura è un sentimento che Dio ci ha messo dentro, perché qualche volta serve avere paura, la paura ci rende più attenti, la paura spesso chimicamente fa entrare in circolo una sostanza che si chiama adrenalina, che ci rende più attenti, più potenti. Tu sotto adrenalina puoi saltare anche 2 metri, non lo sai, non lo sperimentate, ma chiaramente io mi ricordo di aver fatto cose sotto paura che poi ho detto, ma come ha fatto? Non sono allenato, non ho fatto, però l'ho fatto perché l'adrenalina ti dà questo boost di energia che salti. Allora, è un sentimento che è utile, ma qualche volta non è utile. Qualche volta il sentimento che dobbiamo utilizzare è un altro, e ce l'ha messo sempre Dio. Qual è? La fede in Gesù, la fiducia in Gesù. Avere fiducia non significa, avere fiducia in Gesù non significa aspettarsi di avere una vita rosa e fiori e senza niente, no, quella è superstizione. Ah, ma io c'ho Gesù, mi ricordo che c'era una signora con cui abbiamo un rapporto, lui aveva una medaglietta particolare che aveva preso in un santuario particolare e diceva, e la teneva sempre con sé, perché diceva, ah, ma finché ho questa medaglietta non mi succederà niente. E noi spesso come credenti evangelici siamo portati a pensare, ah, ma io sono Gesù, tanto non mi succede niente. No, quella è superstizione, quella è superstizione, quella è cabala, non c'entra niente. Le tempeste nelle nostre vite arrivano. E avere Gesù nella barca risolvi in un'altra maniera, non significa che non avremo tempeste nella vita, perché le tempeste ci saranno. Ricordate che eravamo rimasti alla domanda in sospeso poco fa, no? Che avevamo detto, era fede che si potesse, che Gesù potesse calmare la tempesta, o era solamente disperazione? Vediamo il sesto passo e cerchiamo di scoprirlo. Sesto passo, fase 6. Perfino il vento e il mare ubbidiscono. Fase 6. Perfino il vento e il mare ubbidiscono. I discepoli furono presi di gran paura e si dicevano un altro, chi sarà mai quest'uomo? Perfino il vento e il mare gli ubbidiscono. Oh, questi avevano visto resurrezioni, avevano visto uomini salvati, guariti, avevano visto ciechi che rivedevano, avevano visto sordi che risentivano, e dicono, oh, questo comanda pure il vento e le onde. I discepoli si interrogavano su chi sia Gesù, questo strano individuo da cui tutto quanto obbedisce, le cose fisiche e le cose naturali. Posso dirvi con quasi assoluta certezza che non era fede, era FIFA. Loro, non ti importa che cosa significava, Gesù, alzati, prendi anche tu un secchiello e svuota, oh, un braccio in più, perché qui stiamo andando giù. Non si aspettavano che Gesù avesse risposto in una maniera differente, facendo vietare era FIFA. Però c'è una cosa straordinaria, sapete? Che nonostante la fede di quelli dentro la barca, dei discepoli, fosse assolutamente scadente, perché non stavano chiedendo a Gesù di fare il miracolo, non gli hanno detto, oh, fai vietare le onde.
dicendo: oh, Gesù, svolta la barca, nonostante ci avesse una fede che faceva schifo, l'essersi affidati a Gesù, l'aver invocato il nome di Gesù, ha comunque provocato il miracolo. Anche se la fede era piccola così, in quel momento probabilmente così, in quel momento non c'era la fede, ma avevano fede in Gesù, perché credevano in Gesù, perché erano discepoli di Gesù, questo ha provocato il miracolo. Comunque, Gesù ci conosce, sa i nostri limiti, sa che qualche volta la nostra fede è corta, è corta. Mi dai la prossima slide? C'è un brano di Marco, sempre nel Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 14 e 29. E è un episodio di una guarigione. Marco 9, da 14 a 29, dice così: un uomo tra la folla rispose: maestro, ti ho portato mio figlio perché è posseduto da un demonio che non gli permette di parlare. Da quanto tempo è in queste condizioni? Chiese Gesù al padre. Fin da quando era molto piccolo, rispose l'uomo. Ti prego, abbi pietà di noi e fa qualcosa se puoi. Tra una domanda, vero? Vai da Gesù e gli dici: se puoi. Gesù allarga un bel sorriso e gli dice: se posso, disse Gesù, tutto è possibile per chi ha fede. Il padre esclamò subito: io ho fede, ma aiutami a superare i miei dubbi. Quando Gesù vide che la folla aumentava, sgridò in sé un'altra volta, rimuove il problema, come? Sgridando. Sgridò il demone dicendogli: spirito sordo e muto, ti ordino di uscire da questo ragazzo e di non tornare mai più. Gesù non agisce mai in base alla quantità di fede che abbiamo. La persona che gli dice: Gesù, io ho fede, però ho tanti dubbi, perché mio figlio è così, io ho tanti dubbi, ma tanti. Ti prego, vieni incontro, risolvi i miei dubbi. E Gesù fa due miracoli. Questo è un miracolo doppio, uno di quelli di classici miracoli doppi di Gesù, perché guarisce la persona e restaura la fede. Chi è dei due che è più guarito dei due? Probabilmente il padre è più guarito, perché vede in azione. Di nuovo, Gesù non parla e non conforta il padre, ma agisce sulla malattia del figlio. Gesù non agisce mai in base alla quantità di fede. C'è, non è nel Vangelo di Marco, saltiamo al Vangelo di Matteo, mi dai la prossima. E perché i discepoli a un certo punto, perché che cosa era successo? Questo demone, i discepoli avevano cercato di scacciarlo, no? E Gesù gli aveva dato autorità, perché gli aveva detto: andate, scacciate, quello che faccio io fate voi. Infatti si dice che la prima cosa che Pietro, entrando in una città, la prima, Pietro e Giovanni erano a braccetto, vedono un cadavere che passa e Pietro fa a Giovanni: ok, il primo è tuo, perché chiaramente dovevano guarire anche le malattie fisiche. E chiaramente questi erano andati in giro, questo padre era andato prima dai discepoli, ma i discepoli non erano stati capaci di guarire. Allora gli dicono: Gesù, perché tu hai scacciato il demone e noi non siamo stati capaci quando tu ci hai dato l'autorità? E Gesù risponde così, Matteo capitolo 14 versetto 20: per la vostra poca fede, scrivo a Gesù, per la vostra poca fede basterebbe una fede piccola come un fratello di senape e potreste dire a quella montagna: spostasi, e si sposterebbe. Niente vi sarebbe impossibile. Ora, attenzione, perché la frase poca fede non è proprio esatta, perché poca fede, in greco è apistia, non significa poca, ma significa mancanza di fiducia. Pistis è fiducia, alfa privativo,
come amorale significa senza morale, qui apistia è senza fiducia. La fiducia, i discepoli che cosa avevano fatto? Erano andati là e avevano detto: oh, questo è un demone, mi sa che noi non ci riusciamo a fare sta cosa, perché quando si tratta di entrare a contatto con la natura differente dalla nostra, per cui i demoni, mi sa che noi non siamo capaci, esci da questo corpo, e non esci. E lui dice: poi mi è mancata la fiducia, l'aiuto nel tempesta della nostra vita ci arriva non in base alla quantità di fede che abbiamo, ma al fatto che abbiamo riposto la nostra fiducia in Gesù, anche se piccola. Gesù ci dice: dammi una fede piccola come un granello di senape e io ti dico che tu farai spostare la montagna e gli dirai gettati nel mare. Perché? Perché io costruisco su quel granello. Io su quel granello costruisco. Ma il granello ci deve essere. Però, sapete, in tutta questa bella storia c'è un altro, ci sono altri personaggi. La frase che mi ha colpito è questa: c'erano altre barche. Che significa? Che Gesù si stava muovendo dentro la barca e erano seguite da altre barche. Che significa? Che le barche lì intorno erano nella stessa tempesta e le altre barche, che mica c'avevano Gesù, partirono insieme da altre barche. Spesso, sapete, quando abbiamo una tempesta nella nostra vita tendiamo a concentrarci sul fatto che non ci abbiamo la tempesta e ci dimentichiamo che la stessa tempesta la stanno vivendo centinaia di persone, migliaia di persone, miliardi di persone che ci hanno la stessa tempesta e non ci hanno Gesù nella loro barca. La barca di queste persone è distante forse qualche metro. Ma noi siamo concentrati sulla nostra impacca. Chi se ne frega se l'altra è in affondata? In quella notte, la poca fede dei discepoli, che cosa ha provocato? Un miracolo di salvezza che non ha interessato soltanto la barca della Gesù, ma tutte le barche intorno. Tutte le barche, tutte le persone che erano lì a fianco sono state salvate perché Gesù ha deciso di salvare i discepoli che erano dentro quella barca. Il miracolo è ricaduto su una quantità di persone enorme per via di quella piccola barca lì a centro. Infatti si dice così nel versetto 38: e subito ci fu una gran calma. Mi sono domandato: chissà quante barche c'erano, probabilmente tante. Chissà quante persone arrivate dall'altra parte non hanno detto ai discepoli: wow, ma hai visto che è successo? Stavamo per affondare, oh, e a un certo momento tutto è scalato. Voi credete che i discepoli si siano fatti sfuggire l'occasione di dire: ecco quello che ho fatto finire la tempesta? Chi? Quell'uomo là? Sì, lo voglio conoscere. Il miracolo della tua vita farà conoscere Gesù a altre persone. Quanti avranno chiesto di Gesù? Quanti avranno creduto Gesù quel giorno stesso per via del miracolo che non aveva riguardato loro precisamente, perfettamente, ma era ricaduto su di loro per via dei loro vicini? Allora, in conclusione, e chiaramente quando dico in conclusione io non significa assolutamente niente, ci sono altri 25 minuti di predicazione, mi dà la prossima slide. In che fase sei della tua vita?
sei nella fase del così come era? Sei nella fase del ancora devi far salire Gesù sulla tua barca? Anche se Gesù non porta cose scintillanti, non ti porta i santini, i rosari, i pellegrinaggi, sappi che non ti serve niente se non Gesù nella tua barca. Serve soltanto Gesù nella tua barca. Oppure sei nella fase delle onde grosse. Sono le onde grosse, vedi avvicinarsi la burrasca, vedi che viene, l'acqua comincia ad entrare, la barca comincia ad affondare. Sappi che devi occuparti e non preoccuparti. Perché? Perché Gesù sta nella tua barca. Devi occuparti probabilmente di trovare la rotta che ti dice Gesù, e ricordati che spesso la rotta per attraversare una tempesta è attraverso. Non aver paura di attraversare una tempesta, non cercare di evitare la tempesta a tutti i costi. Se la tempesta sta venendo da te, arriva, vai attraverso assieme a Gesù. Oppure Pedro, sei nella fase del maestro, non ti importa, vedi le onde, vedi tutto quanto uno nero, il cielo di sopra con il cielo all'acqua di sotto. Sei nella fase che preghi e non vedi risposte e sembra non succedere nulla. Dio è silenzioso e Gesù è addormentato. Beh, sappi che Gesù sta dormendo nella tua barca, ma sa esattamente quello che deve fare. La tua barca non può affondare. Anche se Gesù dorme, Gesù non dorme mai. Mi auguro che forse tu sia già nella fase del silenzio calmo. Silenzio, calma. Il mare che volevi inghiottirti si è fatto di nuovo calmo, il cielo è ritornato azzurro. È ora che cominci a testimoniare. È ora che cominci a testimoniare. Perché ci sono altri che sono nelle onde. Ci sono altri che stanno subendo la tua stessa tempesta. E ci sono altri che non hanno Gesù nella loro barca. Allora, se tu sei nella fase del silenzio calmati, sarebbe ingiusto se tu non testimoni a loro del fatto che devono mettere Gesù nella loro barca. Perché alla fine quello che vuole Gesù è che tu sia di esempio agli altri di testimonianza. Gesù opera nella tua vita perché vuole operare nella vita delle altre persone. Forse stai sperimentando la fase del perché eravate così spaventati. Ti stai sentendo male, ti stai agognando dicendo: oh Signore mio, scusami, perdonami, io ho poca fede. E Gesù dice: non importa che c'è poca fede. Certo, fai crescere la tua fede, ma l'importante è che tu hai fiducia in me, che hai fede in me. E non ti preoccupare se sei nella fase del perfino il vento e il mare lo obbediscono. Non ti preoccupare se la tua fede è ancora piccola, perché Gesù non agisce in base a quanto grande la tua fede, a quanti anni sono che conosci Gesù, a quante preghiere hai fatto, a quante volte hai letto la Bibbia da testa, da capo a fondo. Certo, queste sono tutte cose buone, ma la cosa principale è la fede in Gesù. Piccola quanto un granello di senape che fa gettare nel mare un'intera montagna. Essere credenti non è un'assicurazione per la vita. Essere credenti è sapere di avere tempesta. Gesù l'ha detto in Giovanni 16:33: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io non vincerò, ho vinto. Io ho vinto. Essere credenti significa che affronteremo le tempeste con Gesù nella nostra barca, e la nostra barca non potrà affondare. Ricordati che la cosa più importante non è
questa vita, che è una preparazione dura, niente, ma è il carattere che tu sviluppi per la vita eterna, quella che passerà insieme con Gesù. Paolo la mette in questi termini, seconda Timoteo 4:6: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. E Paolo dice: tutto quanto il mondo era coalizzato per farmi perdere la fede, ma io ho combattuto e alla fine della corsa ho mantenuto la fede. E non dimenticare, la nostra fede, la tua fede, ha effetto sugli altri, sulla vita degli altri. Direttamente, direttamente la tempesta è placata per noi, così come per gli altri, e gli altri godono il frutto del nostro miracolo, ma anche indirettamente tramite la testimonianza, tramite la testimonianza che tu dai agli altri. Altri arrivano a Gesù perché vedono che tu sei andato attraverso la tempesta e sei passato dall'altra parte e sei salvato. E a quel punto vengono e ti dicono: com'è? Voglio conoscere anche io il sistema per attraversare le tempeste. Il perché e il chi ci ha fatto vincere la tempesta. Fermiamoci per casa. Signore, grazie che tu sei nella barca di ciascuno che decide di credere in te. Che tu non dormi, perché sai perfettamente quello che vuoi fare. Tu che mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che abbiamo detto oggi, prega queste cose siano a me nel tuo cuore. Signore, io voglio farti entrare nella mia vita così come sei. Non importa di avere altre cose, perché tu mi basti. E so che quando arriveranno grosse onde nella mia vita, non dovrò preoccuparmi a occuparmi, a tenere la rotta che tu decidi. Perché io so che a te importa della mia vita, a te importa della barca della mia vita, e so che tramite di te la mia barca non potrà ascoltare, non potrà affrontare. E quando tu calmerai le tempeste della mia vita, io voglio testimoniare di te agli altri. Non voglio avere paura, ma voglio essere coraggioso, voglio essere coraggiosa di dire a tutti quanti che tu sei stato quello che è stato l'autore della mia salvezza. Perché so che a te tutto obbedisce per silmare le notte. In questo nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.